Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben arrivati, ben arrivato, ben ritornato qui con noi anche Renato Bersan della segreteria SPCGL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Saluto a voi, Collegato telespettatori. invece, grazie Renato, collegato invece dalla sede di Treviso, Vigilio Biscaro, segretario generale SPCGL Treviso, grazie anche a lei, ben arrivato. Grazie a tutti voi. Allora, il tema è molto importante e molto interessante. Treviso farà un focus sul territorio in virtù anche di una ricerca molto puntuale e precisa con dei dati che sono abbastanza inquietanti. Invece Renato Bressan una visione più generale, regionale. Calo, crollo demografico ormai registrato da molto tempo, da diversi anni, in progressione crescente, adesso portato quasi a livelli estremi. Che cosa comporta? Comporta delle situazioni che nel lungo periodo possono diventare veramente pesanti e gravi, anche per coloro che sono anziani, anche per gli attuali pensionati naturalmente, ma sono anche e soprattutto espressione di un disagio sociale che riguarda le giovani famiglie che si sono costituite. Come mai non aver figli, portare l'età più in là di quando si può avere il primo figlio, con le conseguenze che questo comporta? Indubbiamente c'è un aspetto legato all'attività professionale e lavorativa, un lavoro che non è sufficientemente remunerativo per il costo attuale della vita. E poi le prospettive, le incertezze, insomma, le scelte importanti vengono procrastinate nel tempo. Renato Bressan, che cosa c'è stata un'indagine, una ricerca che voi avete condotto, ma non così a caso, vero? No, non è una ricerca che abbiamo fatto a caso, sono ovviamente dati che in qualche maniera misuriamo direttamente da quelli che vengono forniti dall'Istat, li incrociamo assieme ad altri dati, a una serie di altre banche dati e dopodiché costruiamo dei cosiddetti rapporti, insomma, ecco. L'ultimo rapporto per quanto riguarda l'andamento demografico della nostra regione, partiamo ovviamente con quello che è il dato generale e come diceva lei, sostanzialmente noi ci troviamo a una conferma ancora una volta di una tendenza legata al cosiddetto spopolamento del nostro territorio, più accentuato nelle zone cosiddette montane e nelle parti legate all'entroterra del nostro territorio, ma sostanzialmente, come dire, un dato generale che ormai copre tutta la regione Veneto. L'ultimo dato che abbiamo a disposizione, che ci mette a disposizione l'Istat, è che noi, come dire, abbiamo perso nel corso del 2020 qualcosa come 26.680 abitanti. Certamente dentro c'è anche l'effetto pandemia, inutile negarlo, Negarlo. ma se anche dovessimo togliere quegli 11.000 e qualcosa che abbiamo avuto decessi, beh, noi comunque avremmo, come dire, un dato fortemente negativo e ancora più negativo rispetto al 2019 e al 2018, da quando abbiamo cominciato a registrare una tendenza al ribasso della nostra popolazione. Ecco, vediamo la prima slide che appunto riguarda la popolazione in Veneto, l'analisi dal 1982 in proiezione fino al 2030, se magari la regia riesce a metterla in onda, perché questa è un'indagine che ci fa capire proprio a livello grafico, eccolo qua, vediamo il grafico in alto, come ci sia stato un trend crescente tra il 2001 e il 2012, buono. Certo. Poi progressivamente c'è stato un calo progressivo con proiezioni di crollo di addirittura di 4.778 unità, il che non è Certo. poco. Sì, questo, come dire, abbiamo raggiunto una sorta di plateau nel 2012, adesso l'ultimo dato del 2021 sono dati che ci dicono che invece siamo andati addirittura a dati precedenti il 2012, 4.852.000 abitanti, mentre nel 2012 erano 4.853.000, quindi come dire siamo tornati indietro praticamente di un decennio. E la tendenza che noi guardiamo, anche questa dal punto di vista statistico, ci dice che nel 2030 arriveremo a 4.778.000. Addirittura qualche statistico demografico dice che saremo ancora meno.
Ma al di là del dato tendenziale, come dire, che già è confermato, e ripeto, la pandemia non ha fatto altro che accentuare una tendenza, non è che l'ha invertita, l'ha semplicemente accentuata. Il dato che vediamo più significativo sono nati e decessi ancora una volta, cioè noi abbiamo un fenomeno cosiddetto legato alla denatalità, molto spiccata, molto accentuata, 32.635 nati a fronte di quasi 58.000 decessi. L'altro dato, seppur meno importante, si potrebbe dire, vista l'entità, meno 1.479, ma è un dato negativo del saldo migratorio. Cioè, mentre una volta, come dire, la parte migratoria, mentre la parte migratoria compensava quelli che erano i saldi naturali negativi, cioè tra nati e decessi, adesso, come dire, anche questa parte non fa altro che accentuare il dato negativo, perché è in campo negativo anche questo. Devo dire che su questo ci sono ormai da tempo tutta una serie di stranieri che hanno deciso di andarsene, ma quelli che se ne vanno bisogna sapere che sono quelli che hanno una professionalità, che sanno dove andare, che portano con sé il know-how, e quindi anche questo, come dire, impoverisce ulteriormente quello che è il tessuto di innovazione che magari le nostre imprese ne hanno forti necessità, e sono soprattutto quelli legati alla parte medico-sanitaria che se ne stanno andando. Quindi, come dire, una tendenza che, ripeto, bisogna fare in modo assolutamente di invertire questa tendenza, perché il fatto, come dire, di spopolarci non è solo legato al fatto che siamo un po' in meno. Poi ogni anno dicevo, vabbè, siamo sempre un po' in meno, e magari anno per anno non te ne accorgi. Poi vedremo delle slide in cui vedremo qual era la struttura sociale del 1952 e quella che abbiamo oggi. Alla fine, dopo gli anni, si modifica la struttura sociale nel paese e anche nella nostra regione e nelle nostre comunità locali, ma soprattutto bisogna guardare quella che è la tendenza della struttura demografica giovane e anziani, che ci dà l'indice di invecchiamento. Se nel 1982 avevamo una prevalenza forte di giovani rispetto agli anziani, eravamo a 900.000 giovani contro i 558.000 anziani. Chiedo infatti le slide successive di vedere la struttura demografica giovani e anziani, che è la slide la 3 e la 4, che così, eccole qua, esatto, la parte sopra. Quindi vediamo i primi lì dati. Avevamo una tendenza prevalentemente nel 1982, quindi non è che parliamo, come dire, agli inizi del secolo, parliamo di neanche 40 anni fa. E c'era questa, come dire, struttura sociale molto più giovane di adesso. Adesso, come dire, a partire dall'inizio degli anni 90, queste curve si sono invertite, e oggi abbiamo 1.142.000 anziani, cioè sopra i 65 anni di età, e solamente 619.000 giovani, cioè praticamente la metà. E questo ha portato ad avere l'indice di invecchiamento da 62 a 184, cioè è triplicato. Cioè nel 1982 avevamo 62 anziani ogni 100 giovani, adesso noi abbiamo 184 anziani ogni 100 giovani, e la tendenza al 2030 è che arriveremo a 269. Quindi è chiaro che supportare, come dire, la fascia di popolazione anziana che ha diritto ad avere quelle protezioni legate soprattutto alla parte sanitaria e sociosanitaria. Quando siamo anziani, sappiamo, cominciano le patologie, soprattutto le patologie croniche. Quando diventiamo grandi anziani, oltre gli 80 anni, andiamo incontro, come dire, agli effetti legati alla non autosufficienza, e le categorie che vengono chiamate categorie RUB, che mettono, come dire, in rapporto le fasce di età della popolazione con le patologie croniche e i costi sanitari, ci indicano che sopra gli 80 anni noi abbiamo, come dire, il 50% delle risorse sanitarie e sociosanitarie che vengono impiegate lì. E quindi sarà sempre maggiormente così, ma stiamo chiedendo uno sforzo di mantenimento del welfare ai giovani, alla parte giovane, che ovviamente prima o dopo non reggerà più da questo punto di vista, se non incrementiamo la base imponibile e quindi, come dire, aumentiamo la natalità nel nostro paese. Ma soprattutto il problema è, secondo me, legato anche a questo, che si fa, appunto, un attimo, che prima hai levato un messaggio, è lunghissimo. Allora, lasciamo un attimo stare l'ultimo anno, i problemi principali sono tre: i salari bassi, i costi
costi elevati per mantenere un figlio, ma figuriamoci di più. Poi aggiungiamo che per prendere quelle miserie si deve fare pure straordinari. E così, seppure sei fortunato a fare un figlio, lo molli nel primo posto che capita perché il tempo non ce l'hai. Non solo il papà, ma oggi pure le mamme. Sottoscrivo, sottoscrivo nel senso che questa era la seconda parte, ma il nostro telespettatore ci ha anticipato. No, ma ne parliamo dopo, questa così rispondiamo anche al messaggio, perché c'è entrato in pieno sostanzialmente. Io volevo dire anche questo, perché tra l'altro noi stiamo parlando sempre di strutture di assistenza per persone anziane, che poi diventano non autosufficienti, che comunque intanto sono anziani, però si fa sempre speculazione, a livello generale dello Stato si continua a fare, non tanto su un'efficiente medicina territoriale, assistenza socio sanitaria territoriale, ma sulle famiglie, sul fatto che si dice la persona anziana deve stare a casa, che sta benissimo, però non può stare a casa a spese e danni di chi è più giovane, perché altrimenti è ovvio che chi è più giovane con questa prospettiva, figli da una parte, lavoro e anziani dall'altra, e vabbè, allora a questo punto uccidetemi e siamo finiti, siamo a posto, cioè è paradossale. Bisognerebbe che lo Stato mettesse a disposizione delle accessibili strutture sociosanitarie per le persone anziane che hanno delle difficoltà. Cioè, questo è il problema di base, perché altrimenti che prospettive ci sono anche per i più giovani di fare famiglia e doversi accudire i loro anziani, che sappiamo che per fortuna hanno delle aspettative, Covid permettendo, di vita molto molto in là nel tempo. Però se lo Stato non aiuta, paghi tasse ma non hai servizi, ne parlavamo prima fuori onda, va bene pagare tasse ma avere servizi? Le RSA, strutture sociosanitarie, lo parliamo sempre, case di riposo, abbiamo tantissime mail che ci continuano ad arrivare dicendo parlate del problema, che sono rette altissime. Questo è un problema che riguarda anche i giovani, perché i giovani come fanno a pagare, a contribuire al genitore anziano se hanno i figli teoricamente da mantenere? Domandone. Questo è un problema che ne abbiamo discusso molte volte anche qui in questa trasmissione, e continuiamo, come dire, a puntualizzare che questo è per l'appunto un problema, e questo problema è quello che incrocia, come dire, il tema di caregiver, cioè di quelli che cose, non degli autisti, che dice Zaia, giusto per capirci, ma di quelli che assistono le persone anziane. Un indice particolarmente importante che viene utilizzato nel mondo sanitario, sociosanitario, in particolar modo dall'OMS, è l'indice di supporto delle persone verso gli anziani. È un indice che mette in rapporto, è la quarta slide, che mette in rapporto la popolazione tra 50 e 74 anni con gli ultra 85 anni. Se noi andiamo a guardare questo indice, nel 1992 era pari a 20,3, cioè noi avevamo 20 persone che stavano nella fascia tra 50 e 74 anni che si prendevano in carico un grande anziano oltre gli 85 anni. Oggi questo indice è più che dimezzato, è arrivato a 9,5, cioè noi stiamo chiedendo, come dire, a una fascia di popolazione che a 74 anni non può essere certo considerata giovane, stiamo chiedendo a quella parte lì di assistere grandi anziani non autosufficienti, spesso, come dire, senza assistere queste persone a loro volta. Lo voglio dire perché nel 2018, con la legge di bilancio del 2018, quindi 2 anni fa, praticamente è stata riconosciuta per la prima volta nel nostro paese la figura del caregiver, ed è stato messo a disposizione un fondo di 60 milioni di euro, che poi sono diventati 70. C'è una legge che è depositata presso la Commissione Senato da qualche anno, in cui si chiede, come dire, che venga attivata, configurata questa figura, come dire, e in qualche maniera garantita dal punto di vista di un quadro legislativo che ancora manca nel nostro paese, quindi di una legge organica, perché sono 7 milioni e mezzo i caregiver, cioè le persone che assistono gli anziani in casa, e queste persone hanno bisogno a loro volta di essere assistite, non hanno bisogno solo di un piccolo trasferimento. Adesso in Veneto qualche giorno fa sono arrivati 5 milioni, di quei 70 milioni di euro ne sono arrivati 5 e sono stati distribuiti ai distretti sanitari e sociosanitari per dare una piccola boccata d'ossigeno, ma non sono quei 1000 euro che risolve un problema di questo tipo. Quindi anche noi sosteniamo l'idea che quella legge quadro che chiediamo da tempo sul riconoscimento della figura del caregiver, come dire, ci sia a tutti gli effetti nel nostro paese.
Anche perché, come vediamo nella slide sopra, noi ormai siamo arrivati ad avere il 30%, questo è l'ultimo dato aggiornato del 2018, il 30% di nuclei familiari monoparentali che vivono da soli e sono per lo più persone anziane, donne che vivono in isolamento relazionale e che hanno bisogno di assistenza e hanno bisogno di politiche attive contro l'invecchiamento che sappiamo, come dire, nel momento in cui sei isolato relazionalmente, come dire, è anche più facile accelerare la non autosufficienza e le patologie croniche. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo affrontare questi temi qua, non solo legati al fatto che è bene, come dire, che l'aspettativa di vita aumenti, poi devo purtroppo dire che nel 2020 l'aspettativa di vita causa la pandemia è diminuita di un anno e mezzo, ma speriamo non accada più, perché dal dopoguerra non succedeva più che ci fosse un calo dell'aspettativa di vita. Ma dobbiamo legare, come dire, le politiche attive per gli anziani, ad assistere chi fa assistenza agli anziani e soprattutto alle famiglie, come dire, legando le politiche di genitorialità, perché le politiche di genitorialità, e aveva ragione il nostro telespettatore, non sono solo quelle legate ti do un bonus, ne parlavamo prima, ma noi dobbiamo, come dire, trasformare il nostro welfare che abbiamo in Italia, cioè quello legato ai servizi alla persona, ai servizi alla collettività, eccetera, non tanto in trasferimenti economici come è purtroppo ancora oggi, ma legati, come dire, ai servizi dedicati alle persone che hanno bisogno, legati alle politiche genitoriali e così via. Cioè noi dovremmo un po' copiare i modelli scandinavi, giusto per essere chiari, insomma, dove pagano magari tasse in più ma vengono convertiti in servizi e, come dire, aiutano per davvero le famiglie o chi si trova magari in un momento di stato di bisogno. Assolutamente, questo è corretto. Torniamo dopo sui discorsi delle famiglie, di tutte le problematiche relative, però dopo, adesso abbiamo la leggo il messaggio, abbiamo la pubblicità, poi voglio dare la parola anche a Treviso. Ho due figli di cui uno piccolissimo, sono stato sempre abituato a lavorare molto, questo non mi pesava, anzi ora però sto tirando i remi in barca, ovvero do il massimo ma nei tempi che spettano, perché i figli hanno bisogno dei genitori, meglio della mamma, e non hanno bisogno di essere sballottati ogni dove. Ora mi continuano a fare pressioni al lavoro, certo li avevo abituati bene. E queste sono delle considerazioni corrette, quello che si stava raccontando prima. Allora andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità passiamo la parola a Treviso e poi torniamo sul tema con Renato Bressan relativamente alle dinamiche anche familiari e del perché si tende a far sempre meno figli. Pubblicità.